Siamo con il signor Alberto Lamonica. Le aspettative che avevate sono state raggiunte tutte? Assolutamente sì. E sicuramente mi riempie di gioia, insomma un altro sogno si è concretizzato e quindi per noi è veramente un motivo di grande orgoglio, però è stato per me motivo di soddisfazione quello di rendere omaggio quest'anno a Francesca Neri come protagonista del cinema italiano. Lei aveva tenuto a battesimo questo festival, alla prima edizione aveva avuto il ruolo di madrina e mi sembrava giusto dopo 14 anni insieme al Centro Sperimentale di Cinematografia renderle omaggio. Lo abbiamo fatto con una rassegna dei suoi film più importanti e anche una mostra di fotografie molto, molto bella che lei stessa ha avuto modo di vedere e di apprezzare. E anche per Caurismachi gli abbiamo fatto una bella sorpresa perché lui non ne sapeva niente, abbiamo allestito una mostra fotografica, insomma alcuni scatti e fotogrammi dei suoi film più importanti. E comunque ci sono state tante altre cose di questa edizione, direi assolutamente degne di nota, a iniziare dalla commemorazione, dal ricordo, dall'omaggio doveroso a una figura così importante qual era quella di Pietro Mennea, con il film che abbiamo presentato in anteprima nazionale 1972. Così come anche il rinnovo ovviamente del premio Mario Verdone, quindi Carlo Verdone, Luca Verdone, ma il festival si pone anche come vetrina, come trampolino di lancio, vuole dare una chance anche ai giovani autori pugliesi e lo fa da tanti anni con il concorso di cortometraggi per giovani registi pugliesi, quindi fino a 35 anni, Puglia Show. Siamo con Rita Surdo per Sharon Cinema. Avete prodotto un docufilm su Pietro Mennea. Da cosa nasce questa idea? L'idea nasce per caso, in quanto poi io conobbi Mennea veramente con pura casualità. Lui ci teneva che portassero avanti questa sua storia, la storia sia della sua vita che sportiva. Mi diceva sempre, sì vabbè, tanto tutti dicono, ma mai fanno. E io gli risposi molto semplicemente, io non sono tutti. Io se dico sì e sì, e in effetti portammo avanti questa lunga battaglia, lunga ma nello stesso tempo semplice, perché con Pietro abbiamo lavorato davvero in maniera molto umile. Pietro è una persona che ha segnato in me davvero tanto, nonostante avesse 4 lauree, era una persona che si beveva il caffè tranquillamente con tutti, una persona trasparente e una persona veramente umana, perché senza queste basi puoi essere il più grande personaggio, ma non ti porta da nessuna parte. Quindi Pietro era un grande frequentatore del Salento? Sì, Pietro incominciò a frequentare il Salento nel momento in cui ci misimo a portare questa lunga battaglia con il docufilm. Dico lunga perché lui era sempre restio, non credeva molto alle caratteristiche salentine, ma non perché non crede nelle persone, ma perché non credeva proprio al territorio, era sfiduciato dal territorio. In quanto lui mi parlava dicendo me ne scappai da Barletta perché siamo fatti così in Puglia. E io dicevo, ma perché? Gli diamo noi la possibilità di fare così in Puglia? Perché no? Facciamoci valere. Ed eccoci qua a fare l'anteprima mondiale, che per me è stato veramente un sogno. Un sogno perché io non sono una produttrice veterana, ma esercito questo lavoro da 3 anni. E in 3 anni, realizzando 5 film, per me è una grande soddisfazione. Grazie Gino, grazie Lucia. Se sono possibili i risultati...